Scotti ha creato questo stabilimento per girare il film della propria vita. Il Pepperotti darebbe tutta la sua ricchezza per rivedere il sorriso di una fanciulla che non è più. Da questo film i giovani di oggi, purtroppo così materialisti, impareranno a non ripetere il suo sbaglio, perché il denaro è nulla se non c'è l'amore. Bravo, grazie. Ricreazione! Ma state attento! Scusate, signore, ma i ragazzi qui non vi ho visto, scusate. Un momento. Ma voi... Sì, insomma... Voi non lo vedete che... Che voi siete me? Come? Toglietevi il cappello! Ma... Toglietevi il cappello, vi dico! Guardatevi! Guardiamoci! Precisi! Identici! Pesatevi! 65 e mezza! Come me? Che numero portate di scarpe? Scarpe? 42! Lo portate 42? Stiate franco! Con me potete essere franco, a me potete dire tutto senza paura! Non portate 42? Effettivamente... 42. 42. Numero di guanti? Il 7 e mezzo. Il 7 e mezzo. Allora Giacomo, buon viaggio e buona fortuna, eh? E ricordati che deve assomigliare a questo, eh? Permettete, Mr. Perotti, vorrei dirvi una parola. Dite, dice, caro. Sì, una parola però. Se... Abbi pazienza, Giacomo. Ecco, Mr. Perotti, voi... E voi spostate i termini della scommessa. Io? Era inteso che questa donna eccezionale, il professore, doveva trovarla qui, fra tutte queste. Voi adesso lo fate viaggiare. E con questo? Come con questo? Allora la scommessa. Era una donna modesta, di campagna. Perbacco, ma è vero, ma quella è una pastorella. E come canta bene. Come canta bene, eh? E che voce. Ma come ci avete detto che nel paese non ci sono ragazze? Ma... Avanti, perché? Ebbene... Dite. Ebbene, quella è mia figlia. Vostra figlia? Ma perché non ci avete detto che avete una figlia? Perché quella è una brava ragazza. Ecco perché non ce l'ho detto. Non voglio mica che me la guastino con le storie del cinematografo io. Mamma, mamma, la messa va, per ti prego di questo lì. La Madonnina qualche grazia fa. Signorina, non vogliamo farvi del male, noi vogliamo soltanto... Noi siamo qui per una cosa molto seria, per offrirvi del lavoro, perché abbiamo bisogno di voi. Beh, insomma, non nascondiamoci che lei è una cosa che ci strascia il cuore. La ragazza non si è mai allontanata dal paese. Figurarsi che non è mai stata a Milano, non è stata neanche a Como. E andare fino a Roma a fare il cinematografo. Se fossi fine. Cosa dice? Sa, il suo cugino dice che è tutta una questione di fiducia. E visto e considerato che si tratta di persone per bene, alla salute. Alla salute. E l'Angioletta dov'è? Ah, è lì nel pollaio, poveretta, sa, si vergogna. E bisogna che beva anche lei, portateglielo voi, professore. Io. Andate, ma andate. Sì, bravo. Andate. Bravo, professore. E viva il professore. E viva il professore. E viva il professore. Signorina. Oh, grazie. Allora, alla vostra salute. Oh, un momento. Qui al paese c'è un'usanza. Sì. Prima di fare un viaggio, bisogna bere così. Ah, sì? Così? Così. E la luna in mezzo al mar. Certo che è bello, fa piacere avere un fidanzato poeta. Ma va là, che dici? E dagli tempo, io la vita la conosco, mica come te. Stai lì tutta triste perché non si è più fatto vedere. Ma che triste? Soltanto aveva detto che passava. Beh, ci sono le vacanze, c'era andato a sciare. A sciare? Sai, è gente istruita, dicevo così per dire. Ma domani sera l'appuntamento lo trovi lì e... Ma questo è lui. Chi?
guarda, guarda il signorino. Altro che poesie. Vi dico che non lo so. Pazienza, la ripasserò. Buongiorno, professore. Avete letto i giornali? I giornali? Sì, purtroppo i giornali ne hanno parlato. Avete visto le fotografie? Quella donna... Del resto venite. Ma no. Venite, venite, vi prego, no, venite. Ma cosa c'è? Venite, no, no, no. Quell'attrice vuole bene a Martino e Martino... Anche Martino ne vuole bene? Sì, naturalmente. Del resto ve ne convincerete con i vostri occhi. No. Prego, venite, no, venite, scusate, guardate, ma venite. Ma volete che io... Guardate, tutto è pronto. Quell'attrice deve interpretare il sogno d'arte di Martino, fare di lui un grande autore. Mariuccia! Mariuccia! Oh, brava Mariuccia, sei venuta qui? Ti ho cercato dappertutto, sai. Vieni. Sono venuta a riportarti il manoscritto. È ricopiato. L'ho ricopiato io e l'ho dato a... Non c'era fretta. Perché sennò non sarei venuta, sai. Sì, so. Sono passato alla copisteria. Ma ormai non devi preoccuparti. Il tuo venire qui con noi, ne ho la certezza. No, lasciami. Ma perché? Devo darti una grande notizia. Come no? Qualcuno ti ha detto qualche cosa? A me? No, nessuno. Perché? Chi avrebbe dovuto dirmi qualche cosa? E allora lasciami dire. Come sei impaziente. Sì, perché non mi importa più niente di te. Perché non voglio più rivederti. Mariuccia. Mariuccia, ma cosa dici? Su, su, guarda, stanno preparando la scena. Sei tu che devi fare no, la parte. No, io non sarei più un ostacolo per te. Non sono quella che credi. Ma sono sicuro che lui ti approverà. Non è questo. Voglio dirti che non sono libera. Vuoi dirmi che pensi a qualcun altro? Ho capito. Quel giovanotto ieri sera al ballo. Sì, ecco. Contrario? Ce la macchina lì, contrario. Su, avanti, presto, si gira. Su. Pronto, signorina? Azione! Mi abbasso di udire la sua voce. Bisogna che gli restituisca l'anello. Avrò il coraggio? Bisogna. Ma non t'eri accorto? No. Ma cosa fai? Non t'eri accorto. Io sono soltanto un ostacolo per lui. Ferma! Aprite, presto, su! Mariuccia! Mariuccia, sei qui! Martino! Non speravo più. Come hai saputo? Ieri, alla copisteria. È lontano il paese? Un'ora di treno. Il papà mi aspetta. Credi che sarà contento? Non potrò fermarci perché domani ricominciano le scuole. E tu? Penso proprio di essere nato per fare il professore. Mister, però, a nome di tutto il personale tecnico, artistico, io vi prego per l'ultima volta di riflettere, soprassedere. Questo sogno d'arte lungamente lavorato non può essere troncato così. Vi prego, adesso che abbiamo anche l'attrice, questo film si deve fare, assolutamente. Ma non c'è più bisogno del film. Ci sono loro, capisci? Loro che si vogliono bene. E vi basta. Addio. Mister Perotti, vi supplico, ascoltate. Ci sarebbe sempre quel progetto di Grand Hotel, Grande Hotel Maria. No. Chi credereste di fondare un istituto di beneficenza? Mister Perotti, il piroscafo parte fra 6 ore. Abbiamo appena tempo. E il deposito alla banca? Il deposito alla banca l'ho messo a nome dei due ragazzi. E lui? C'è qualcosa per tutti. Dio! Penso io a distribuire. No, caro, per te c'è questo. Dio!